Bella ragazzi e bentornati nel Love Wolf 92 Channel. Siamo tornati con il nostro Parma. Non abbiamo il green screen oggi ragazzi, fa troppo caldo. Devo stare tutto attoccato con sto coso dietro. Siamo in canottiera, tranquilli, bellissimi, come se stiamo tra amici dentro casa. Una favola, e così se schiuma. Allora, vi ricordate l'ultimo video? Abbiamo visto gli incontri che abbiamo, il nostro calendario. Quindi avevamo queste quattro partite. Soltanto che io le voglio simulare tutte e quattro per arrivare direttamente a queste due ragazzi. Come la vedete? La vedo bene. Anche se le perdiamo queste qui, rischiamo veramente tanto, rischiamo tanto tanto tanto. Quindi andiamo subito, a me non interessa. Dobbiamo rischiare, chi non risica non rosica. Quindi ce la dobbiamo fare. Ce la possiamo fare. Simula. Risolvi il problema da solo e salva la modifica. Chi è che si è rotto? Ma è vero, ha fatto il gol e si è sfondato. Galloppa, che devo fare? Non ci rimane nient'altro. Letizia via. Abbiamo anche Zoma lì. Non lo so, la vedo malina. La vedo malina. Bernardeschi com'è? Non lo vedo in formissimo il Berna, Forse è meglio un Jorquera in questo caso. Sì, dai, proviamo Jorquera, tanto anche la statistica più alta, quindi magari. Boh, nel gioco ci fa la grazia di Sant'Antonio. Dai raga, dai Forza, coraggio, questi c'hanno Mauri ancora davanti, oh, dai L'Inter in svantaggio intanto. Varela. Quando ci stanno sti cambi così tutti veloci, ma come sale la pressione? Ma chi siete voi? Varela rotto. Sì! E andiamo! L'Inter ha pure pareggiato! 2-1! Ha più uno dalla Juventus! Tra l'altro ragazzi, abbiamo appena, diciamo, da pochi giorni si è saputo che Parma è fallito, quindi dobbiamo ancora di più cercare di vincere o comunque di arrivare dalle migliori squadre, perché questo Parma noi lo ricorderemo come in questa stagione perfetta. Non mi interessa, ma chi gioca con la Svizzera? Dai, Nuzzolo, oleviamo che c'è lui. E il resto, c'è pure Embolo, regà. Embolo mi sa che spacca, però. Ah, tra l'altro non ho visto Varela per quanto è morto, e stessa cosa Mariga. Per 2 settimane Varela ci può stare. Per 3 mesi McDonald's Mariga, e mo' chi ci farà da mangiare? Oh, intanto il Sassuolo ha battuto pure la Lazio. Questa è una brutta partita fuori casa, C'è la squadretta bella cottarella. Dybala c'è! E il Palermo è in vantaggio sulla Juve. Il Palermo è in vantaggio sulla Juve mentre noi stiamo vincendo qui in casa del Sassuolo. Palermo 2-1, aveva fatto pure il 2-0, non me ne ero accorto. Missi Rolli, io lo sapevo, ma che cambio è Lodi per be... Andiamo! 2-1 sul Sassuolo! La madonna! Raga, io vi dico la verità, a me sinceramente della Svizzera non me ne può frega di meno. Raga, fate quello che vi pare, non me frega niente, potete vincere, potete perdere. Anzi, se vi dico, spingo proprio triangolo. 1-0, sax. Vedi, non ti frega niente, la squadra vince. Ti interessa qualcosa? Tra l'altro, penso che ormai sei 12. Beh, mia tanto ormai. Poi senza il grandissimo Berami, Balon Berami. Questa la sughiamo, dai, più carina. Carina come partita, su. Gli ha dato il rigore al difensore centrale. Ma chi fa tirare un rigore al difensore centrale? Avevo perso, bella. Abbiamo questo big match adesso, tutto si vedrà ora. Io direi di fare una coppia di centrale difensiva nuova. Somma Lucarelli. Jorquera non mi va, non lo voglio, è troppo lento, l'abbiamo provato più volte. Proviamo Palladino lì stavolta, dai. Varela può tornare in campo il Varo. Berna lo lasciamo fuori. No, però dai, Berna almeno cresce. Su, continuiamo a far giocare Bernardeschi.
Dybala Giovinco. Però Giovinco, partita da riposo questa, la vedo proprio. E ritorna a Bakoku. Così. Così. Abbiamo deciso così. Gianluca Del Tarano è l'arbitro di questa partita. Gianluca. Guardate lo stadio, mamma mia. Oh, bene bene. Che cazzarola fanno Lucarelli, insomma? Guarda Lucarelli però, il capitano. Il capitano Lucarelli. Bakoku viene visto da Galloppa. Bakoku alle spalle di Ranocchia. Bakoku, Jerry! Bakoku finalmente si sblocca. Si sblocca Jerry in Bakoku con la maglia del Parma. Non ricordo se la segnato in qualche partita simulata, ma noi non ci avevamo ancora fatto gol. Mi pare. Primo gol in Serie A, infatti. Vedete? Jerry in Bakoku. No. Gol di merda, ragazzi. Ci siamo fatti pregare così. Guardate che buco che fa Lucarelli. No, yeah, non è Lucarelli, è Lucarelli. Raga, Lucarelli ha una certa età. Normale. Ancora Copa Moggiocano. Era punta Santon. Vedi ancora Bakoku. Bakoku dentro l'area. Si gira. Jerry Bakoku. Sono due. Jerry Bakoku. Mamma mia. Mamma mia, cosa fa Jerry in questa partita? Si sblocca finalmente. Rientra fino a Andanovic immobile. Due gol in Serie A, tutte e due all'Inter. Tenuto dal Carpi insieme a Letizia. Finalmente mette questa cavolo di zampa per far cambiare le sorti di questo Parma. Ancora Bakoku va proprio in profondità. I difensori dell'Inter sono perfetti per la sua velocità. Ancora Jerry Bakoku. Bakoku tenta il tiro di nuovo. Stiamo facendo girare la testa, Jerry. Stiamo dominando, li stiamo dominando. Però voglio fare un cambio, ragazzi. Vedo Dybala un po' stanco, quindi non rischiamo che si rompa o qualcosa del genere. Mettiamo un giovinchino fresco. La pulcetta qua. Attenzione. Oh, oh, al rigore. Ma dai. Bambarella allora. Vede Berna, il Bernardeschi. La mette dentro. Va di testa Lucarelli. Va perfetto per Gobbi. Gobbi vede in mezzo, c'è Jerry Bakoku. Jerry Bakoku, basta, li stai sfondando. Però mettine un altro dentro, siamo tranquilli. Entra Bonazzoli al posto di Cardi. No, attenzione, c'è Kovacic di là. Li buttano dentro. Spazza benissimo, riesce Gobbi. Palla al piede, Gobbi inseguito da Kovacic. Va da Giovinco. Giovinco contro Gary Medel. Medel dietro non gli sta, però Giovinco. Giovinco è il turbo. Giovinco alza la testa. Dentro c'è Bakoku. Bakoku, c'è l'autogol. C'è l'autogol di Campagnaro. Guardate, bellissimo. 3-1 a Torino. Buonanotte, stiamo a Milano, a San Siro, a Meazza. Ma che Torino. Ragazzi, la pressione della partita ci fa sbagliare. Oh, guarda Galloppa però. Guarda Galloppa. Almeno come un turco. Galloppa rivede Bakoku. Jerry in Bakoku. Ancora Bakoku contro Ranocchia. Bakoku. Ranocchia Bakoku. No, non ci cade Ranocchia. E finisce qui, ragazzi. 3-1 allo stadio Meazza di Milano. Mamma mia, ragazzi. Inter battuto. Affondato. E adesso sono curioso della classifica. Intanto la Juventus tranquilla sul 3-0 con l'Empoli. Vabbè, chi se ne frega, il Berani come si voglia. Wow. Più 4, mancano semplicemente 9 giornate, 9 finali. E la prossima è contro la Juventus. Raga, dobbiamo vincere. Jerry Bakoku però rigioca, raga. Lauro Leopardi, il nostro arbitro preferito. Direi che in questo caso di far tornare Costa difensore. Forse anche Mendes per questa partita. Però potremmo mettere Letizia, eh? Letizia oggi ci potrebbe stare. Ciccio Gobbi lo portiamo in panca. Giovinco è giù di morale, lo vedete? Infatti. Ciccio, qui sono giocatori di alto calibro. C'è Berna che... Per Berna cresce. La vedo bene. Jerry è in forma.
Li vediamo, guardate Buffon, sente la pressione della sua ex squadra, sente la pressione del campionato. E allora possiamo Bernardeschi, vede in mezzo, Bernardeschi, c'è Dybala, Dybala, 1-0, dopo soli 3 minuti. Bernardeschi cosa ha fatto Bernardeschi, ragazzi? Dybala all'Egolo, un colpo stranissimo, 14 gol in Serie A, dopo 3 minuti la Juventus è in vantaggio. Che cos'è? Punizione dal limite, Letizia, guardate da che posizione! Berna si mette sul palo. No, la butta dentro però. Salta zio. È fuori gioco! Mamma mia Mirante! Mamma mia Mirante, ragazzi! Cosa ha preso Mirante? A 2 centimetri, non ha fischiato! Galloppa adesso, alza la testa! Vede Bakoku che di testa fa un cucchiaione! Mamma! Che cosa aveva combinato Jarry Bakoku? Guardate che campanile ha tirato. Su Bonucci. Buffon si è messo un pochino paura. Calcio d'angolo. Allora va dentro. C'è Bernardeschi che va di testa! Bernardeschi 2-0 al 20esimo! 2-0! Federico Bernardeschi pagato zero. Adesso la Juve, oddio, è salita tutta ancora. Jarry Bakoku, Bakoku, no, Buffon è stavolta fermo. No, mamma mia, Llorente traversa, capirai. No, 2-1, ma lì avevo messo Letizia, che forse è un errore, è troppo basso Letizia di testa, mamma mia. Che la rimessa è lì, 9 gol in Serie A, 2-1, è tutto riaperto. Ci sfondato uno della Juve, ragazzi. No, ha fatto solo scena, è finito il primo tempo. Dai, ha fatto una scena atroce. Che fa l'Inter? L'Inter pareggia con l'Elas Verona intanto. La Roma perde col Torino. Regà, dobbiamo vincere, regà, dobbiamo tenere botta. Dopo verso il 65esimo come entra pure il piccolo folletto Giovinco. Che azione che hanno fatto! Mamma mia Bernardeschi! Bernardeschi com'è rientrato, ragazzi! Com'è rientrato Mirante, far prendere un po' d'aria alla squadra adesso. Ma Goku cosa recupera? Jerry! Bakoku! Mamma mia, è rinato, ragazzi! È rinato! Era quello che vedevamo nelle videoclip che ti mandava il nostro agente del Carpi. È tornato Jerry Bakoku! Le butta tutte dentro! Prende qualsiasi occasione possibile! 3 gol nelle ultime 2 partite! 3 gol pesantissimi contro Inter e Juventus! È il momento di fare qualche cambio, qualche giocatore fresco. Entra Giovinco, Lodi a centrocampo al posto di Nocerino. E anche Giorchera per il nostro Bernardeschi, che lo vedo bello cotto, non lo vogliamo spolpare fino alla fine. Ancora Bakoku! Bakoku! No, Buffon, cioè, capisce tutto. Rimanda tutti su adesso. Giovinco recupera bene il pallone, lo vede Giorchera, Giovinco guarda in mezzo, c'è Bakoku! Ma cosa aveva fatto? Cosa aveva fatto Bakoku? Come ha tirato? Azione, 3 minuti di recupero adesso la Juventus, pallone per De Ceglie, vede in mezzo, no, numero, fermato, che cos'è? No, la recupera ancora quello della Juve, chi è quello? Lichtsteiner dall'altro lato, non la recupera, finisce qui, 3-1 alla Juventus! 3-1 alla Juventus e siamo più che mai soli primi in classifica, ragazzi. Bellissima partita questa, ci hanno sempre dominato sotto il punto di vista del possesso palla. L'Inter è andato a perdere, la Roma pure. No, ragazzi, dobbiamo vedere la classifica assolutamente. Eccola qui. Andiamo direttamente nella classifica così, stagioni. Vabbè, intanto anzi, vediamo il calendario prima. Le prossime partite sono Empoli, Palermo, Lazio,
e il Cagliari, quindi credo che giocheremo, boh, non lo so, vediamo un attimo, sicuramente contro la Lazio, poi vediamo se contro il Palermo o contro l'Empoli o contro il Cagliari, ora vediamo. Qual è l'ultima giornata di campionato? È la Samp l'ultima. Raga, qui va a mille, va. Tabelloni. Ragazzi, siamo a più 7 dalla Juventus. Mancano 8 giornate. 8 giornate vuol dire 24 punti. Quindi sono tantissimi ancora. Potremmo arrivare addirittura noni, se non più giù. Quindi sono veramente tanti punti. Quindi dobbiamo stare molto calmi. Vabbè, non credo, insomma, noi dobbiamo stare attenti a quelle tre messe in fila, veramente Juve, Inter e Roma, che li abbiamo una più 7, una più 8, anzi due più 8. Quindi sicuramente io spero, raga, che c'è più slick, che ci siamo arrivati. Però arrivati a questo punto l'obiettivo è scudetto e basta, non esiste nient'altro, perché vorrebbe dire, insomma, che ci leviamo un premio che ci stiamo meritando fino adesso, fino alla 30ª giornata. Manca ancora, però raga, stiamo buoni. Abbiamo subito meno gol di tutto il campionato per il momento, soltanto 23 gol, quindi ottima difesa. Mentre l'attacco, poca roba, nel senso, rispetto alle prime 6, cioè senza comprendere noi, quindi fino alla 7ª, cioè fino al Milan, insomma, siamo messi peggio avanti. C'è qualche problema, però abbiamo scoperto un Jerry Mbakoku veramente, veramente possente. Quindi ragazzi, io con questo vi saluto, vi aspetto la prossima settimana, ma forse uscirà questo video, forse lo faccio uscire sabato, perché domani sarà sabato e lo voglio... Oggi è venerdì, raga, io voglio far vedere, però insomma, vi meritate di vederlo. E quindi sicuramente in settimana, quindi da lunedì a venerdì prossimo, sabato prossimo, ne uscirà un altro, perché ne sto a fomentare, quindi dobbiamo andare avanti, dobbiamo giocare, dobbiamo vincere, dobbiamo cercare di farcela almeno altre 4 partite, 4 partite, boh, non lo so. Insomma, comunque sto a fare tutto da solo, dico che, raga, è buona strada. Mettete tanti mi piace, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.